vai! Buona mattina a tutti, è una gran domenica, soleggiata, fa molto caldo e in campo ci sono due vecchie conoscenze dello Sbordone League, due delle squadre più anziane di questo torneo, lo Spollos Hermanios ex Shakhtar Patrick contro il Crystal Palace che non cambia mai nome. Soria! È impazzito Soria, 1-0! Lo Spollos Hermanios! Soria! È vero che sono le 10:30, ma il Crystal ancora deve svegliarsi. E quindi Soria, magia, 1-0, lo Spollos Hermanios contro il Crystal. Attenzione perché il Crystal gioca in questo. Andiamo alla lettura delle formazioni. Per lo Spollos c'è De Cicco tra i pali, portiere degli Sky Blues, miglior portiere della terza edizione dello Sbordone League. Coreale, De Falco, Santoro in difesa, Zampino con Cesare Esposito a centrocampo, in attacco c'è Soria che ha subito sbloccato il risultato dopo 31 secondi, uno dei gol più veloci della storia dello Sbordone League. Per il Crystal, Guarino, Limoncello, poi Peppone Avolio a destra, no c'era, no, sì, destra, terzino destro, no c'era, sì, no c'era, Reddy. Mauriello con Lecce che ora ha il pallone, Starace in attacco, Lecce la da Starace, tocco di ritorno, non voleva. Lecce punta, salta Santoro, Lecce! Decima rete stagionale per Shurlo Lecce, 1-1 il pareggio del Crystal Palace. Batte Cesare Esposito fuori. Sembra essersi svegliato il Crystal Palace, in particolare Luca Lecce con le sue accelerazioni. Bravo, bravo, vola De Cicco sul colpo di testa di Starace, mette in angolo portiere dello Spollos Hermanios, palla dentro, vediamo un po', Lecce palleggia, poi Limoncello si gira a sinistro, De Cicco dietro, Coreale, poi la finta di De Cicco a saltare Lecce. Recupera Nocera, occhio al destro, lo prova ora, deviazione, respinge De Falco, Soria, attenzione, Reddy, due su di lui, Zampa, mette il piede, palla che esce. Nocera, finta su Esposito, tocco dentro, Santoro in qualche modo, Lecce, destro, fuori di nulla, applausi per lui. Occhio Lecce in area finta. Ancora, poi De Falco, Limoncello, calcia! Andrea Limoncello, 2-1, bellissimo gol, un po' alla Avi Martinez. Spara Soria, palla fuori. Dunque, 2-1 il risultato per il Crystal Palace. Dopo la sberla iniziale, è passata in vantaggio, occhio a Starace. Occhio, palla dentro Limoncello, poi Santoro. Rinvia. No c'era, vola De Cicco, calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. 7 punti per il Crystal Palace fino a questo momento in 4 giornate, 3 per lo Spollos Hermanios che hanno vinto solo la scorsa partita contro i CSK. Questa è l'ultima giornata della primavera, entrambe le squadre non hanno partite da recuperare, quindi per loro sarà l'ultima partita. Attenzione a Guarino. Dicevamo sarà l'ultima partita del girone, poi saranno playoff per entrambe. Magari il Crystal spera nei passi falsi del GDU. Una doppia sconfitta per la squadra di Uccello e Principe potrebbe anche far arrivare il Crystal addirittura al primo posto. Quindi occhio alle possibili sorprese in chiave classifica playoff. Esposito fuori. A seguire ore 11:30 la partita tra CSK La Cacca contro quelli del Vecchio. A seguire ancora ore 12:30 Soccessar intatto, Starace miracolo di De Cicco, Soccessar contro i GTU, quella la partita chiave per decidere il primo posto in classifica. Ma i Soccessar stanno arrivando in gran carica per la partita delle 12:30, tante le novità in campo. Nocera va via a sinistro, De Cicco tutto solo, poi il gol di Starace, 3-1 per il Crystal Palace, Starace. Bravo Francesco. Cesare Esposito prende in pieno la barriera, poi Soria,
appoggia all'indietro a Coreale. Vai, carico. Coreale con Castellano e record di sconfitte. Bravi. Allo Sbordone League. Quasi una sentenza, o con lui o con Castellano in mezzo al campo. La squadra di solito non vince mai, è una statistica, non lo stiamo inventando noi. Starace alla botta di questo calcio di punizione. Praticamente Lecce ha salvato sulla linea. È la magia del calcio questa, Fabio. Starace l'appoggia all'indietro per Nocera. Prova a calciare, Santoro mette fuori Mauriello. Prova l'aggancio, arriva Zampino che recupera. Si è addormentato Mauriello. Zampino per Soria, chiude Limongello, poi Lecce mette giù, salta Santoro, avanza Lecce, salta anche Coreale, palla dentro, Starace, la domestica, Mauriello, perde l'attimo, allora Redi, gran palla per Starace, il velo, non c'era fuori, Esposito accelera, Esposito, Guarino palo, occasione per Cesare Esposito sul 3-1. Batte proprio il calcio d'angolo, c'è Zampino in area di rigore, si inserisce anche Soria, zampata fuori. No, c'era il volo, palo assurdo, ma come sta giocando il Crystal Palace, impazziti. Sembra in formissima formazione di Orazio Redi dopo la vittoria contro i Social Star per 9-3. No, c'era uno dei più in forma di quest'oggi. Palla per Starace e qui non controlla il bomber. Con le mani poi Zampino. No, c'era appoggia all'indietro a Lorenzo Guarino. Bravo. Redi. Possesso palla Crystal Palace, avanza Orazio Redi. Serie di movimenti del polline in mezzo al campo. Attenzione. Mauriello calcia. De Cicco vola. Calcio d'angolo per il Crystal. Palla dentro Lecce, non benissimo, poi in mezzo Cesare Esposito riconquista la sfera, poi fa il giro, sbaglia il passaggio, Starace recupera, alza la testa, prova il destro a giro, fuori, Soria destro, fuori, fondo, Carlo Delise, occhio a pallone per Luca Lecce, tra in area di rigore sinistro, blocca De Cicco, ancora, occhio a pallone, triangolo, bellissimo Mauriello, Mauriello destro, poi De Cicco raccoglie, Cesare Esposito buca il pallone, poi pallone verso Mauriello, arriva Limongello, palla per Nocera, cerca Lecce, fuori, occhio perché ci ha provato De Falco da quasi centrocampo con una conclusione in stile pallonetto, una banfellina. Laterale. È riuscito a recuperare Guarino. Intanto c'è un contatto, rimessa laterale Crystal Palace. Occhio al zampa. Redi con le mani cerca Starace, poi colpo di testa. Esce Guarino, la tiene lì. E serve Nocera. Ci mette due ore. Ma tra l'altro con uno sguardo anche molto particolare Guarino su questo passaggio. Lecce prova a puntare l'uomo. Cerca Mauriello, gran palla, Mauriello pallonetto. De Cicco. Bravo Luca. Cesare Esposito fuori. Nocera prova addirittura verso la porta, palla fuori. Recupera Mauriello, calcia ancora, De Cicco blocca. Difficoltà totale ora, e lo Spollos Hermanios, Crystal tiene benissimo il campo. Cesare Esposito, Soria. Cerca Esposito, palla troppo lunga. Mauriello, sistema il pallone, poi se la alza, Mauriello controllo. No, c'era, deviazione sfortunata, allora rimessa al fondo per De Cicco. 3-1 risultato, De Cicco cerca il pallone in avanti, Guarino. Poi col sinistro pesca Mauriello, poi Starace, cerca ancora Mauriello in aria, alza la sfera, Lecce controllo, Lecce finta, Lecce è in grandissima forma, 4-1 Crystal Palace. Batte Soria, 4-1 il risultato, verdetto del primo tempo, molto severo, ma il Crystal sta esprimendo un grande calcio fino a questo momento. Coreale. Cesare Esposito, appoggia a De Cicco, la finta, attenzione, ancora Esposito. Occhio al destro, lo prova ora, fuori.
No, scera e mezzo, De Cicco tiene il pallone. Poi qui errore di Coreale che regala palla agli avversari. Ancora Maurello, Falco lotta, Zampino, bravo, deviazione, bravo. Rimessa per lui tra l'altro. Fatti vedere. Per Redi. Con le mani Starace si infila, Limongello salta Santoro, arriva Nocera. Palleggio. Prova il passaggio, viene chiuso da Zampino, riparte Cesare Esposito. Tocco per Soria. Soria ancora non è riuscito a entrare in partita. Il bomber del Pollos. No, c'era, parte il destro, ancora di pochissimo a lato. Coreale cerca un pallone in avanti. Soria, attenzione, vediamo un po' cosa succede. Giallo per Starace che non ha rispettato la distanza. Soria, destro potentissimo. Starace respinge, ma che bordata di Soria. In porta sicuramente sarebbe stata una grande occasione. Soria, brava Andrea, recupera Ori. Prova a girarsi, Limongello su di lui, Soria mette in mezzo, non trova nessuno, non c'era, allora appoggia il pallone a Lecce, che prova a saltare Santoro e riesce benissimo, non De Falco, ancora non c'era, sciabolata tesa per Starace, controllo, poi intervento al limite di De Falco, attenzione. Con le mani Starace, salta, Limongello fuori. Luca, bravo Luca. Occhio a Lecce in area di rigore. Finta, occhio ai contatti col destro in mezzo, palla fuori. Finisce il primo tempo, risultato 4-1, Crystal Palace, lo Pollos Hermanos. Ricollegati con il secondo tempo, intanto Lecce di Crystal Palace contro lo Pollos Hermanos. Il risultato è di 5-1, ci siamo persi un gol in questo secondo tempo, Coreale. Attenzione. Caccia! E poi Coreale respinge sulla bordata di Mauriello. Palla dentro, De Falco rinvia. Orazio Redi guida la carica, 5-1 il risultato. Occhio a Redi che sfonda. Tocco per Starace, la chiude De Cicco che tra l'altro si è spostato dunque difensore, mandando Coreale tra i pali. Questo è un cambio un po' strano, soprattutto per il risultato. Il parziale 5-1. Starace contatto, parte il giocatore Nocera, viene chiuso da De Cicco. Spara De Cicco, Esposito sul destro a giro. Stavo dicendo De Cicco, era Esposito, Guarino in angolo. Starace, calcia palo, Coreale. Sul tiro di Nocera. Palla lunga, salta Redi. Poi Nocera, mette giù. Palla, attenzione, rischiato Nocera. Sulla pressione di Esposito, tutto regolare, dice l'arbitro. Soria. Poi contatto, ancora Redi, sbuca Mauriello, recupera il pallone. Ancora Mauriello cerca il passaggio verso Starace, colpo di tacco, Starace entra in area, Coreale rinvia. Zampino, finta, non passa. Poi De Falco, passa lui. Mauriello. Vantaggio. Palla per Lecce, tutto solo. Lecce in area, Lecce sinistro, fuori. Nocera. Pezza al destro, palla fuori. Polline che aumenta sempre di più in questi minuti. Secondo tempo, dobbiamo dirlo, non c'è stato lo spettacolo e sicuramente l'intensità del primo. Entrambe le squadre sono abbastanza rilassate. Il Crystal perché è in vantaggio, ma è lo Pollos. Un rilassamento, non abbiamo ben capito il motivo. Tanto qui scintille, attenzione. Batte Nocera. Su questo calcio di punizione va lui, barriera, poi sinistro, palla fuori, bordate di Nocera. De Cicco, battuta un po' strana, l'arbitro dice che è tutto regolare, spara Esposito, Guarino che ha preso il posto di Redi che si è spostato tra i pali, quindi serie di cambi, qui Guarino pesca un tunnel, poi c'è un fallo. Lecce prova una serie di finte, ancora Lecce, palla per Mauriello, blocca Coreale. Spara il pallone in avanti in zona di terra di nessuno. Occhio Lecce, palla fuori. Soria va col sinistro, palla fuori. Santoro poi non si giocherà più, è finita ormai la partita. 5-1 Crystal Palace. Lecce addirittura già abbandona il campo.
Crystal sale a quota 10 punti aspettando il GDU, e quelli di Del Vecchio che sono a quota, quelli del Vecchio a quota 7, il GDU a quota 9. Intanto De Cicco salta tutti, nonno c'era che spazza via. Finisce così il risultato 5-1, Crystal Palace sullo Spollo Sermanios.